Ed è anche la giornata dell'apertura ufficiale degli impianti sciistici. Vediamo con Elisabetta Novel. So this is Christmas. Apertura ufficiale della stagione sciistica nel weekend dell'Immacolata, anche se abbondanti nevicate hanno permesso l'agibilità degli impianti già da alcune settimane. Oggi sole quasi ovunque e temperature rigide che garantiscono la tenuta del fondo. Si scia a Madonna di Campiglio con 60 cm di neve, al Sestriercene un metro con temperature a meno 7 e a Cortina sono aperti 21 impianti su 37. La stagione turistica parte sotto buoni auspici. Dopo 2 anni in negativo si prevede un incremento del fatturato dell'1,5% per un valore di circa 9,4 miliardi di euro. L'8 dicembre segna anche l'arrivo delle festività natalizie. Cambiano le regole della corsa ai regali. L'unico settore commerciale in crescita è quello dei mercatini natalizi. Secondo Coldiretti, un italiano su 2 andrà a spulciare fra le bancarelle. Ce n'è per tutti i gusti, dallo shopping di lusso di Cortina, dove ieri si è celebrata la 3ª edizione del Fashion Weekend, fino ai chioschetti di Trento. Un sacco di cose belle da vedere, magari i prezzi più o meno. Natale anche in città, dopo i fasti della Scala, Milano festeggia il fine settimana di Sant'Ambrogio con la tradizionale fiera degli Obei Obei.